Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova recensione. Quest'oggi non tratterò una sola arma, bensì due. Oggi parliamo della ASG con due revolver, il Dan Wesson da 6 pollici e la versione da 2,5. A dire il vero non sono mai stato un grandissimo appassionato dell'aria compressa fatta su revolver, ma cavolo, questi modelli sono davvero esaltanti, sia dal punto di vista estetico che meccanico. Allora, c'è da dire prima di tutto che semplicemente l'unica differenza tra queste due armi non è soltanto la dimensione della canna, bensì il tipo di colpi utilizzati, perché la versione da 6 pollici, che è praticamente un cannone quasi equiparabile come precisione ad una carabina, ovviamente che ha dimensioni più lunghe, spara pellet diavolo, mentre la versione più piccola, quella da 2,5, spara pallini sferici d'acciaio. Quindi, senza che la tiro troppo per le lunghe, la differenza sostanziale è che questa ha la canna rigata e questa no. Le differenze, nel caso non le sappiate, è che questa è più precisa, questa lo è un po' meno. Però, prima di saltare a conclusioni affrettate, c'è un motivo molto importante per il quale questa, sotto un determinato punto di vista, è più figa del suo fratello maggiore. Allora, come prima cosa c'è da dire che per entrambe, per poter appunto sparare, dovremo caricare ogni singolo colpo, praticamente imitazione di quello vero per revolver, e inserirlo all'interno del tamburo, come avviene appunto in una pistola a tamburo normale. A volte può essere un po' fastidioso se avete soltanto i 6 colpi di stock, se ne possono comprare altri alla cifra circa di 1 euro l'uno. Insomma, bisogna caricare ogni singolo colpo con il pellet oppure con il pallino sferico a seconda dei casi e poi potremo finalmente sparare. Altro punto in comune, partiamo appunto dalle cose per cui si somigliano queste due pistole, l'alloggio per le bombolette di CO2 situato nell'impugnatura. All'inizio potrà risultare un pochino scomodo l'apertura, però una volta che ci si fa l'abitudine non è poi tanto male. Anzi, una cosa molto molto bella è il fatto che questa apertura per entrambi i modelli sia davvero molto celata, quindi si evita magari quell'inestetismo che possiamo trovare in diversi modelli a CO2, che comunque non sono armi da fuoco. Altro tratto in comune per entrambi i modelli, tacche di mira regolabili, sia in alzo che in deriva. Ed è proprio dalle tacche di mira che iniziamo a parlare anche delle differenze, perché la versione da 6 pollici è fornita di puntino rosso sulla parte frontale del mirino, mentre quella più piccola da 2,5 non ce l'ha. Continuando a parlare di differenze, arriviamo a quella più importante, che è anche il fulcro di tutta la recensione. Allora, il sistema di ricarica. Come vi ho detto, entrambe necessitano dei propri colpi per essere ricaricate e utilizzate, solo che gli shell, chiamiamoli così, utilizzati per una e per l'altra sono differenti, perché nella versione da 6 avremo dei colpi che andranno svitati, quindi disassemblati, al cui interno andranno inseriti i diavolo, mentre per questa, che ha la punta di ogni colpo di gomma, potremo semplicemente spingere all'interno il pallino, il che come si traduce? Che questa ci metteremo un sacco a ricaricarla, invece questa ci metteremo pochissimo. Ho cronometrato entrambe le prove e potete tirare facilmente le vostre conclusioni. Per quanto riguarda la precisione invece non c'è paragone, potete immaginare che questa è davvero molto precisa perché appunto ha una canna lunghissima. Questa più corta, ad essere sinceri, non è tanto meno precisa, nel senso che è molto più precisa di tanti altri modelli. Essendo molto compatta e avendo una canna seria, diciamo così, è in grado di avere una precisione sui 10-20 metri abbastanza decente. Ovviamente non si conserva quella potenza e soprattutto quella precisione sulla lunga distanza. Questa invece mi sono trovato bene anche con tiri tranquillamente da 30 metri o poco più. Certo, in determinate occasioni bisogna un pochino compensare, però tutto sommato si riesce a sparare bene anche su distanze un pochino più lunghe. La casa dichiara circa una potenza di 5 joule per la versione da 6 e di circa 3-3,5 su quella da 2,5. Il consiglio più grande che vi do se vogliete acquistare uno di questi due modelli è comprarvi altri colpi, perché è bruttissimo magari arrivare a fine tamburo dopo che ti sei sparato 6 colpi di uno, 6 colpi dell'altro e poi devi metterti a tavolino e ricaricarti tutto quanto. Almeno un altro set di colpi all'interno dei quali puoi mettere pallini oppure pellet è necessario. Anche perché all'interno di ogni confezione è fornito anche uno speed loader e se avete soltanto i 6 colpi di base è quasi del tutto inutile. A dire il vero è anche un po' inutile per le altre ricariche, a meno che non vogliate fare tiro dinamico, anche se tiro dinamico con revolver a CO2
non la vedo un'accoppiata molto vincente. La cosa che più ho apprezzato di questi modelli, oltre al lato puramente estetico, perché questi revolver sono davvero davvero belli e convincenti alla vista, è la compattezza e il peso. Questo consente di andare in puntamento molto velocemente e entrambe le armi hanno una maneggevolezza davvero incredibile. Volendo strizzare anche un occhio alla sicurezza, entrambi i modelli sono forniti di Sicura. Infatti sulla stessa leva, come accade in molti revolver, che serve per aprire il tamburo e avere accesso ai colpi, arretrandola avremo la Sicura che non disarticolerà il grilletto, bensì lo bloccherà così come il cane. Infatti non potremo né premere né tirare. Altra cosa importantissima, entrambi i modelli sono doppia azione. Infatti vi sconsiglio di andare col grilletto a tirarvi tutto perché può essere davvero molto pesante. Tirando il cane è tutto molto più semplice e leggero, quindi la doppia azione davvero molto utile, l'ho utilizzata praticamente per tutti i tiri che ho effettuato. Quindi in definitiva entrambi i modelli sono davvero belli da vedere, precisi, compatti e davvero davvero seri. Entrambi nella confezione vengono forniti anche di una slitta da 22 applicabile al posto delle tacche di mira, sopra la quale potete applicare ottiche, red dot, mirini olografici e roba del genere. Solo che su armi del genere, cioè più che altro bisognerebbe togliere questa, su questa avrebbe un pochino più senso, forse è un pochino esagerato, però per chi è appassionato sappia che può metterle. Unica pecca per entrambe il fatto che dobbiamo caricare ogni volta i colpi, solo che con questa ci metteremo un po' meno tempo, questa invece richiederà davvero troppo tempo, cioè bisogna prendersi davvero tanti colpi per divertirsi un pochino, perché sennò veramente ci si smorza subito dopo il primo tamburo. Direi che per oggi è tutto, ringrazio tantissimo l'armeria Ardito che è stata anche molto paziente perché mi ha lasciato questi modelli praticamente per tutta l'estate e non ho avuto tempo di fare questo video prima, che doveva uscire appunto intorno luglio-agosto. Quindi ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.